Pellegrinaggio giubilare a Roma dell'Arcidiocesi di Napoli, presieduto dall'Arcivescovo Metropolita il Cardinale Crescenzio Sepe e dai Vescovi ausiliari Monsignor Lucio Lemmo, Monsignor Gennaro Acampa e Monsignor Salvatore Angerami. Oltre 6.000 fedeli napoletani sono partiti nella notte alla volta di Roma con l'organizzazione dell'OPAN per partecipare all'udienza con Papa Francesco. Il Santo Padre ha ricambiato l'affetto salutando le delegazioni italiane, in particolare quella proveniente da Napoli. Sono lieto di accogliere con affetto e certa nostalgia i fedeli dell'Arcidiocesi di Napoli. La Madonna vi accompagni, col Cardinale Crescenzio Sepe. Dopo l'udienza i pellegrini sono entrati nella Basilica di San Pietro attraversando la Porta Santa, poi nel pomeriggio la grande concelebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Sepe nell'ex Sala Nervi. Sempre nell'ambito del giubileo, sabato scorso l'arcivescovo ha incontrato a Napoli divorziati, conviventi e risposati nell'ambito di un convegno con la lettura spirituale delle 7 opere della misericordia di Caravaggio.